abbiamo il presidente Riccardo Franco Levi, presidente dell'Associazione Italiana Editori, che ci dà un saluto e magari ci introduce a quello che presenteremo oggi. Arriviamo con la consapevolezza che il mercato, l'abbiamo presentato a Torino, negli scorsi giorni avete aggiornato i dati, che il mercato nel 2021 è andato meglio di quello che ci aspettavamo. Grazie. Beh, innanzitutto è una grande festa essere qui. 20 anni di più libri, più liberi, è una gioia immensa per tutti ed è la conferma, da un lato, di quanto la media e piccola editoria sia fondamentale per il mondo del libro e quanto l'Associazione Italiana degli Editori sia la casa di tutti gli editori italiani. Lasciatemi dire che è un periodo di festa per altri motivi più in generale. Presenteremo i dati, Gianni Pereson, che è il nostro mago dei numeri, dirà tutto, ma li abbiamo visti anche nei giorni scorsi. Questo è l'anno in cui le classifiche dei libri sono guidate da autrici donne. Altra cosa che fa molto piacere. Così come fa piacere che in tutto il mondo i grandi premi letterari, a partire dal Nobel, siano tutti andati a scrittori africani. Per cui davvero il mondo del libro si conferma un mondo libero, vario, ricco, e i piccoli e medi editori sono di questa ricchezza, di questa pluralità, una colonna assolutamente decisiva. Qui vedremo i numeri, non li anticipo di certo io, basti però dire, cosa che già tutti sapete, che l'editoria nel suo complesso, il mondo del libro, è andato bene, la piccola e media editoria è andata ancora meglio. Per cui davvero un grazie a tutti voi di essere qui e un grazie a tutti voi per lo straordinario lavoro che fate. Un'ultima cosa, Più Libri si apre a pochi giorni dalla chiusura di un'altra straordinaria e grandissima iniziativa dell'Associazione Italiana degli Editori. Abbiamo Daniela Poli e Renata Gorgani che ne sono state protagonisti in prima battuta ed è, io leggo perché, la grande iniziativa che ha portato centinaia di migliaia di libri nelle biblioteche scolastiche, nella consapevolezza che conosciamo tutti che si diventa lettori da bambini. Per cui grazie davvero per tutto questo, è una stagione credo felice per il mondo del libro. Sappiamo che ci sono problemi davanti, dalla carta alla necessità di fare investimenti. Stiamo insieme al governo scrivendo una legge di sistema per il mondo del libro e contiamo che da lì venga un grande aiuto per gli investimenti, speriamo per la carta, per il sostegno alla domanda. Già abbiamo l'app 18, l'aiuto per le librerie, che sono diventati tutti provvedimenti permanenti nel bilancio dello Stato, come ha ripetuto anche questa mattina il ministro Franceschini, nella conferma di istituzioni che hanno guardato con occhio molto attento e con sguardo lungimirante al mondo del libro. Grazie a tutti voi. Grazie Presidente delle sue parole. Allora do anche il benvenuto e saluto i nostri ospiti, Renata Gorgani, editrice Il Castoro, Diego Guida, Guida Editori, ma qui anche come presidente del gruppo Piccoli Editori di AIE, Gerardo Mastrullo, La Vita Felice, naturalmente Giovanni Pere, sono responsabile dell'ufficio studi AIE. Di cosa parliamo quando parliamo di piccola e media editoria? Naturalmente sembra una domanda scontata in una platea come questa, perché sapete meglio di me come dentro questa espressione ci siano realtà profondamente diverse, per fatturato, per titoli pubblicati, per scelte editoriali, e gli sconvolgimenti del 2019 si stanno già ripercuotendo anche sui vostri parametri finanziari, sull'organizzazione del lavoro, sulle scelte delle imprese che voi rappresentate. Lo abbiamo anticipato a Torino, l'AIE lo ha confermato qualche giorno fa, il Presidente lo ha ribadito, il mercato nel 2021 è cresciuto circa del 22%. Rispetto al 2020. Però prima di riflettere su questi cambiamenti, se ci sono e di che entità sono, cerchiamo di capire come è andato il mercato dei libri di piccoli e medi editori, quanto questo mercato ha recuperato rispetto alle perdite del lockdown. Per farlo lo facciamo come sempre con Giovanni Pereson, che è qui con noi per chiarire, per precisare, ma noi lo vedremo in un video che troverete sempre disponibile sul sito di AIE.
Libri più Liberi da anni si apriva con la presentazione dell'andamento del mercato trade alla vigilia del Natale e poi con un approfondimento sulla media e piccola editoria. Quest'anno abbiamo separato la presentazione del mercato da questa che facciamo oggi. Per farlo abbiamo anche spostato il focus della riflessione dalle quote di mercato che la media e piccola editoria ha sul mercato complessivo, se questa quota cala o aumenta, a un'analisi più di dettaglio delle diverse articolate realtà che compongono questo settore. Cosa presentiamo? Un esame attraverso i dati di vendita forniti da Nielsen delle medie, piccole, piccolissime case editrici. È un'indagine, come dicevo, diversa da quelle presentate negli anni scorsi. Proponiamo cioè un'analisi più dettagliata su un settore caratterizzato da un'elevata variabilità al suo interno. Cosa abbiamo fatto? Siamo partiti dall'anagrafica degli editori e dei marchi editoriali che hanno venduto almeno un titolo nell'anno e abbiamo isolato tutte le case editrici con un venduto a prezzo di copertina inferiore a 25 milioni di euro, escludendo così, oltre ai gruppi editoriali, le case editrici controllate. Si è proceduto poi per disaggregazioni successive a esaminare gli andamenti delle case editrici per singole classi di venduto. Tutti i valori che vedrete tra un attimo sono espressi a prezzo di copertina e si riferiscono alle vendite di libri di vari adulti e ragazzi nei canali trade delle prime 44 settimane dell'anno. L'analisi è stata fatta per il 2019, per il 2020 e per quest'anno. Per esigenze di presentazione, i confronti in questa occasione verranno fatti solo tra il 2019 e il 2021. Per considerare i valori di vendita tenete presente che non stiamo considerando le vendite degli ultimi 40 giorni dell'anno, Natale incluso. Ricordiamo come sta andando il mercato di Bari nel suo complesso. Ci servirà poi per confrontare l'andamento del gruppo delle case editrici che abbiamo deciso di considerare. A metà novembre le vendite avevano raggiunto il 1.356 milioni. Significa un più 22% rispetto allo scorso anno, più 15% rispetto al 2019. Sono i dati che abbiamo presentato due giorni fa e che fanno da cornice a quelli che presentiamo oggi. Abbiamo detto editori fino a 25 milioni di venduto e non appartenenti a gruppi editoriali. Intanto quanti sono? Quanti sono gli editori che hanno venduto almeno un titolo nei canali trade? Sono, come vedete, 6.998, quasi 7.000. Attenzione però, tra chi produce e vende un libro ci sono medi, piccole e piccolissime case editrici. Ma ci sono anche realtà che non svolgono l'attività di editore come attività primaria. Pubblicano libri, anche libri importanti, ma sono aziende, associazioni, fondazioni, università, tipografie, istituti più diversi. Le librerie online hanno reso molto più facile rispetto al passato accedere a un canale di vendita che permette poi di raggiungere anche i segmenti puntiformi di lettori acquirenti. Poi i software di impaginazione e le tecnologie di stampa a bassa tiratura hanno permesso il resto. Vediamo cioè da questa slide come in questi tre anni la platea di aziende si è allargata in modo significativo e il mercato sarà fatto da sempre più editori e da sempre più titoli, da sempre più editori cercati e trovati dai lettori, dai clienti dei diversi canali trading. Vediamo in questa diapositiva i titoli che sono stati venduti nel corso dell'anno. I titoli di tutti questi editori che hanno venduto almeno una copia nei primi 11 mesi dell'anno. Sono oltre 431.000. Sono i titoli che hanno generato il mercato. Sono i titoli che sono usciti in almeno una copia da un punto vendita. E sono stati scelti e comprati da un qualunque lettore. Anche qui sono valori in crescita. 36.000 titoli in più rispetto al 2019. Poco più di 32.000 rispetto allo scorso anno. Quegli editori e quei titoli che abbiamo appena visto hanno generato un mercato. Quanto vale questo mercato? 612 milioni di euro a prezzo di copertina. I libri della media, piccola e piccolissima editoria hanno generato una spesa del pubblico per l'acquisto di libri pari a 621 milioni di euro, senza il Natale. È un più 25% rispetto allo scorso anno. Un più 22% rispetto al 2019. Il mercato, lo abbiamo visto crescere qualche diapositiva prima, del più 22% rispetto al 2020 e del più 15% rispetto al 2019. Questi numeri tradotti in quote di mercato significano 2 punti percentuali acquisiti in più tra il 2019 e il 2020.
una crescita che pare costante nei tre anni che abbiamo considerato, dal 43% del 2019 al 45% di quest'anno. Tre quarti delle vendite di queste case editrici, il 76% quest'anno come vedete, si realizzano nelle librerie online e in quelle di catena. Le librerie dal 27% scendono al 24%. Credo che in questo ci sia una ridefinizione in atto di un nuovo ecosistema editoriale, produttivo e distributivo, di comportamenti diversi e nuovi del lettore. C'è il fatto che l'allargarsi della platea degli editori e dei loro progetti editoriali, la crescita del numero di titoli che vengono richiesti ai lettori, che vengono comprati, rendono strutturalmente arduo per la libreria comporre i suoi assortimenti, gestire l'ordine del cliente in superficie di vendita per forza di cose piccole. Il tutto all'interno di un diverso ecosistema distributivo. Questo non vuol dire che questi editori non incontrino il loro pubblico anche in libreria, che le librerie non crescono. Crescono, come vedete, di meno, del 9% rispetto a catene online, che cresce invece del 27%. Soprattutto dell'online, perché può gestire assortimenti ampi, tutti i 6.998 marchi editoriali che abbiamo visto, e profondi, cioè tutti i titoli in catalogo per ciascun editore, tutte le loro novità. Qual è una possibile radiografia di questo comparto di aziende? Come vedete, una platea molto ampia di editori che vendono meno di 1 milione di euro senza il Natale, 6.901 a novembre di quest'anno, una platea in crescita. Tra 2019 e oggi Nielsen ne registra quasi 1.000 in più. Non sono 1.000 nuove case editrici, ma sono 1.000 editori che sono riusciti a vendere almeno un titolo. Poi vediamo un aspetto non meno importante in alto. Gli editori che hanno venduto tra 10 e 25 milioni, da 3 che erano nel 2019, diventano 12. C'è uno slittamento dal basso verso l'alto di editori di fumetti e di graphic novel, ma non solo. Si svuota la pancia, diciamo così, di questo istogramma, in parte compensata da editori che stavano sotto e che sono cresciuti anch'essi, ma senza raggiungere ancora il peso di quelli che sono passati alla categoria superiore. È lo stesso andamento che abbiamo se guardiamo i titoli che hanno avuto una vendita di uno. Crescono di oltre 23.000 quelli che contribuiscono a generare il valore delle vendite degli editori che hanno un venduto inferiore a 1 milione di euro. Di 24.000 quelli degli editori tra 10 e 25 milioni di euro. Novità certamente, ma anche molto catalogo, sempre più catalogo. Tra 2019 e quest'anno vediamo che la crescita riguarda i due estremi della piramide, gli editori piccoli, fino a 1 milione di venduto, con un'alta polverizzazione delle vendite per titolo, ma che coprono un'ampia varietà di microinteressi e di curiosità di lettori. Editori che stanno avviando un loro progetto editoriale e sono all'inizio di un percorso imprenditoriale di crescita. Da 159 milioni passano a 185 milioni di venduto. L'altro è rappresentato da tutti quelli medi, tra 10 e 25 milioni di venduti. Qui la crescita del prodotto di migliori risultati di chi stava già dentro questa fascia, a cui si aggiungono altri editori provenienti dalle fasce inferiori di vendita. Vediamo meglio cosa succede tra le case editrici che non superano il 1 milione di euro di venduto a prezzo di copertina. Tutte assieme sono oltre 6.000. Vendono per 185 milioni di euro. È un più 18% rispetto allo scorso anno e un più 17% sul 2019. Una crescita inferiore alla media, ma comunque una crescita importante se consideriamo la dimensione organizzativa di queste imprese, la loro tendenziale fragilità economica e finanziaria, la difficoltà a interfacciarsi e gestire la filiera distributiva, le minori economie di scala che possono gestire. Ma qui un po' sorpresa, se spacchettiamo questo gruppo di case editrici per le tre fasce di fatturato che vedete riportate nella leggenda a sinistra, vediamo che tutte e tre hanno valori di crescita positivi, hanno venduto di più, hanno avuto modo di incrociare nel nuovo ecosistema distributivo che si va faticosamente definendo dei loro lettori e prima ancora delle persone che sono riuscite a trovarli. I valori assoluti non sono certo confrontabili con quello del mercato più ampio, con quelli dei loro colleghi più grandi. Ma tranne che nella fascia con meno di 300.000 euro di venduto, vediamo che i valori di crescita sono valori di crescita importanti,
più 24% degli editori tra 500 e 1 milione di euro di venduto, più 45% in quelle immediatamente successive, da 300 a 500 mila euro. Solo la classe più piccola, quella degli editori con meno di 300 mila euro, registra sì una crescita, ma una crescita a una cifra sola. Come vedete, è un panorama molto complesso, molto articolato, quello che emerge dall'analisi della piccola e media editoria del 2019, del 2020 e del 2021. Grazie. Grazie, grazie Giovanni Pereson. È giusto. Un panorama composito, nel quale allora abbiamo però a questo punto qualche certezza. Innanzitutto il dato numerico, con tutti i distinguo, con le precisazioni che abbiamo fatto, le case editrici in questa fascia sono quasi 7.000. Analogamente ai dati di mercato, anche il mercato della piccola e media editoria cresce, anzi cresce più della media del mercato. Abbiamo detto, se la media del mercato è del 22%, piccola e media editoria sono cresciuti del 25% rispetto all'anno scorso. I titoli sono 431.000, quindi 30.000 copie in più rispetto al 2020. Questo mercato vale 612 milioni di euro, quindi 2 punti percentuali in più di quota di mercato, il 45% di quello complessivo. E però ci sono degli aspetti che a questo punto, da questa fotografia, meritano degli approfondimenti. Abbiamo visto che il mercato sarà sempre più rappresentato da tanti editori, siamo di fronte a una supernova che lascia sul campo una miriade di produttori di contenuti, e io chiederei a Renata Gorgani, partirei proprio da lei, che tra l'altro rappresenta anche un mondo editoriale che la stessa AIE di recente ha confermato aver recuperato il suo primato, quello dei bambini e dei ragazzi, e oltretutto anche un occhio alle librerie, sulle quali magari ci interrogheremo più tardi, di darci una prima impressione di questa fotografia. È acceso? Sì. Mi tolgo la mascherina giusto per questo momento. Va bene? Vado, fischia? Vado, sì. No, va bene. Io credo che nessuno dei presenti, nessuno in tutta l'editoria 2 anni fa avrebbe mai potuto immaginare che ci saremmo trovati oggi a commentare dati di questo genere, e già questo, diciamo, è una notizia incredibile, bellissima. Lasciatemi ringraziare anche per questo l'Associazione Editori e il Presidente Levi, perché in 2 anni che sono stati difficili e che non sapevamo veramente come sarebbero finiti, ha lavorato indefessamente per costruire una parte di questo risultato. L'altra parte ovviamente ce l'hanno messa gli editori, che hanno avuto una capacità di reazione, di innovazione, di veramente non si sono lasciati andare neanche un minuto, e hanno costruito un risultato che ha veramente dell'incredibile. Certo, come vediamo da questi risultati, è cambiato il mondo, c'è stata una rivoluzione enorme. Chiedevo prima chi ha inventato il titolo di questo incontro, cioè chi ha inventato Basta dire Indie, perché è un titolo che trovo estremamente azzeccato. Cioè si sta creando una situazione veramente nuova, e cioè che parte, buona parte del successo di un'editoria indipendente, piccola, marginale, chiamatela come volete, è dovuto invece a il più grande, no? Quello che è stato in passato nemico, insomma, al mainstream assoluto, no? È come se quella cosa là, il mainstream totale, incontrasse il più piccolo. Ed è, vi dico, che personalmente mi lascia spiazzata, perché no, mette insieme degli elementi che in passato noi non avremmo immaginato. Allora, forse va un po' spacchettato, no, questo dato, e va fatta una riflessione. Intanto
notavo, chiedevo prima, che qua si parla di nuovo, no? Di librerie indipendenti e di vendite online, e c'è un grande buco nel mezzo che è tutto il mondo delle librerie di catena, che sarebbe un discorso ancora a parte. Allora, certamente il nuovo sistema di vendite, che è in gran parte online, ha dato la possibilità a editori molto piccoli, eccetera, di competere un po' alla pari, cioè di, diciamo, se non altro subire meno l'aggressività di operazioni di marketing, di posizionamento sul mercato, eccetera, che fanno i grandi editori. Lo si può vedere anche dai bestseller, cioè i numeri dei bestseller, non so se avete modo di vederli, sono molto bassi. Cioè, nonostante anche in questo periodo, se voi andate a vedere il numero uno in classifica, ha numeri che alcuni anni fa erano bassissimi. Cioè, eravamo abituati, no, al bestseller che usciva in 100-150 mila copie, cioè, no, la prima settimana. Adesso, cioè, il bestseller di questa settimana, molto indie, no, perché è Zero Calcare, ma sono 20.000 copie. Bellissimo per Zero Calcare, eccetera, ma comunque sono numeri molto piccoli, quindi c'è sicuramente questa diffusione, eccetera. È tutto bene, è tutto positivo? Io non sono sicurissima che sia così. Penso che vadano ricostruite due cose. Uno è la relazione forte tra l'editoria indipendente e le librerie indipendenti. Cioè, è vero che anche loro crescono, abbiamo visto di un più 9, ma crescono molto meno, e sappiamo che sono il segmento della filiera, insieme anche alle librerie di catena, diciamo le librerie fisiche più in difficoltà in questo momento. Allora, lì va ricostruito qualcosa. Sappiamo che molte di queste vendite sono dovute al fatto che si vendono meno novità e più catalogo. Questa è una notizia bellissima, è la notizia che tutti avremmo voluto da sempre. Allora forse su questa idea va ricostruito qualcosa di importante tra gli editori indipendenti e la libreria indipendente. Ragioniamo come il catalogo può diventare per entrambi un punto di forza. Questo potrebbe essere un primo momento. Il secondo momento è che l'online non può continuare a crescere a discapito delle librerie fisiche. Questo non va bene per nessuno, e non va bene neanche per quegli editori che ci hanno guadagnato in qualche modo. Le librerie fisiche saranno sempre comunque presidio di scambio, presidio di diversità, saranno il luogo di aggregazione sul libro, e qui, vabbè, sarebbero discorsi enormi da fare, ma certamente butto lì solo due cose. Uno, le librerie fisiche devono diventare più veloci, e questo non è certo colpa delle librerie, ma di tutta la struttura che sta dietro, nel soddisfare le esigenze del cliente. Secondo, le librerie fisiche devono trovare il modo per soddisfare anche chi non può, non vuole uscire, è lontano, eccetera, eccetera. Cioè, devono trovare il modo per costruire un online che sia diverso. Grazie, grazie Renata Gorgani, anche per aver anticipato questi aspetti più problematici che raccontano il rapporto tra librerie indipendenti ed editori. Tornerei ancora alla fotografia dell'AIE con Gerardo Mastrullo, e tornerei a questo fermento che innegabilmente c'è, questo nuovo ecosistema che forse delinea anche dei nuovi comportamenti, anzi senza forse, cioè, stiamo interrogando già da un bel po' di presentazioni di questo tipo, comportamenti di lettura del tutto nuovi. Sì, sicuramente
Può sembrare banale dire che tutto è cambiato, ma sicuramente tutto è cambiato, quindi è cambiato il lavoro dell'editore, è cambiato ovviamente anche la funzione del lettore, uno perché appunto il lettore oggi può scegliere molto di più dove andare a comprare il proprio libro, può andare in libreria, può andare su internet, può andare sugli store online delle librerie che si sono organizzate facendo gruppo, ma è cambiato appunto anche il lavoro dell'editore, perché sì, allora, il mondo della piccola editoria, così come è stato fotografato, è un mondo estremamente vario, perché ci sono realtà da 1.000 euro di fatturato all'anno e ci sono realtà appunto da 25 milioni di euro di fatturato all'anno. Ciascuno di noi ha sicuramente un ovviamente un modo diverso di lavorare, cioè diciamo che la fascia media di editori, quelli da 300.000 euro di fatturato, da 500.000 euro di fatturato, da 1 milione di euro di fatturato, sicuramente si è ritrovato con delle sorprese in questi ultimi 2 anni. Cioè quello di avere visto rivitalizzato il proprio catalogo, probabilmente perché anche in passato ha lavorato bene, ha lavorato sulla qualità, sulla selezione dei titoli, sul loro mantenimento attivo in catalogo, che è una cosa difficilissima da fare oggi, nonostante le nuove tecnologie di stampa ovviamente ci consentono di farlo più facilmente. Però proprio avere mantenuto vivo il proprio catalogo, perché mediamente il piccolo editore quando fa un libro, in quel libro ci crede sempre e comunque, anche quando apparentemente vende poche copie, ecco, nel 2019, nel 2020 soprattutto, ma ancora di più quest'anno, ha scoperto che i propri libri erano sempre ben accetti sul mercato, soprattutto se il lettore ha avuto la possibilità di trovarli. Principalmente questa cosa è successa ovviamente online, perché online ormai si trova veramente tutto e poi attraverso i famosi algoritmi si riesce ad arrivare praticamente a qualsiasi libro si cerchi veramente. Rimane questa difficoltà di essere stati un po' esclusi dalle librerie indipendenti, da quelle che sono più piccole, perché comunque proprio mi spiace anticipare questo dato che sarà oggetto probabilmente di un altro incontro, ma abbiamo misurato la presenza dei libri dei piccoli editori, ad esempio nell'associazione di librerie indipendenti che si sono raccolte sotto il nome di Book Dealer, e abbiamo visto come la presenza di nostri titoli lì sia veramente infinitesimale, cioè parliamo del 20% rispetto al 70% invece presente su store online molto più grandi. Ecco, questo è veramente un po' il lavoro che dobbiamo fare oggi, cioè ricucire questo strappo che c'è stato tra la piccola libreria indipendente e il piccolo medio editore. E per farlo probabilmente bisogna intervenire sulla catena distributiva, perché ha ragione Renata Gorgani quando dice bisogna diventare più veloce, ma oltre a dover essere più veloce la libreria, deve essere più veloce anche il sistema di distribuzione, perché ovviamente se poi ci si mette 10 giorni, 15 giorni per far arrivare un libro in libreria, gioco forza, il lettore schiaccia un tasto e 24 ore dopo il libro c'è a casa. Allora, questo a noi va bene, ma un po' lo temiamo anche, quindi parlo ovviamente per me, penso di parlare per molti miei colleghi, noi vorremmo veramente ricucire questo rapporto, perché ci piace andare in libreria, ci piace personalmente, ci piace comprare i libri in libreria dopo che li abbiamo sfogliati, dopo che li abbiamo toccati, ci piacerebbe che i lettori potessero comprare questi nostri libri in libreria. Però il nostro lavoro è assolutamente cambiato, oggi dobbiamo avere ancora di più rispetto al passato un'attenzione al catalogo e sforzarci, lavorare, investire perché il nostro catalogo sia tutto vivo, sempre. Grazie. Allora, grande fantasia degli editori, grande capacità di reazione, anche aiuti di Stato, perché poi in questa emergenza pandemica l'editoria, l'abbiamo detto, ha beneficiato comunque di 120 milioni di euro di aiuti. La congiuntura, in questo ci ha ammonito anche il Presidente Levi, in questi giorni non deve farci dimenticare però le difficoltà strutturali del nostro Paese, che sono i bassi indici di lettura in primo luogo, ma anche congiunture negative nuove come il prezzo della carta in forte aumento. Allora, io le chiedo la sua impressione intanto su questa fotografia e anche appunto come aggredire queste debolezze del sistema.
Temo di non riuscire ad avere una ricetta a tour, però sicuramente un'analisi critica di quello che ci è accaduto in questi ultimi anni va fatta, secondo me, con cognizione di causa. E dunque, se noi ragioniamo dello stato dell'economia italiana nel 2019, quindi in epoca pre-Covid, non dimentichiamolo, vi prego, non dimentichiamolo, è stato il peggiore anno in cui l'Italia, degli ultimi 50 anni per l'Italia, perché abbiamo esportato poco, abbiamo venduto male, non siamo stati in grado di essere competitivi con le altre aziende europee e abbiamo avuto anche l'invasione di tanti gruppi europei che hanno acquistato realtà italiane. Non dimentichiamolo questo, perché mi rendo conto che dal punto di vista della politica generale, della politica del Paese, oggi possiamo salutare la chiusura del 2021 con molta probabilità agli stessi livelli dei risultati del 2019, che erano però devastanti. Per cui probabilmente la fotografia che abbiamo visto adesso realizzata dal nostro ufficio studi, e ringrazio veramente Gianni Peresson per la precisione con cui, soprattutto per la dedizione con cui riesce a trovare questi numeri e queste informazioni, ci dà una controtendenza invece, un risultato in controtendenza per il mondo dell'editoria in generale e per il mondo dei piccoli editori in particolare, quello che poi in fondo è il nostro. E allora io cerco di ricordare quali siano state le cause per cui oggi ci troviamo in questa fase, diciamo così, di crescita. Non vorrei che fosse il classico rimbalzo dal post profonda crisi e che poi da qui a poco invece si ritorni ai dati precedenti. Per cui con il Presidente Levi mi diceva adesso in un orecchio che è riuscita a risollecitare il Ministro Franceschini che è venuto ad inaugurare questa 20ª edizione di Più Libri Più Libri, segnalando e spingendo, e speriamo che si possa avere anche veri e concreti. Ciò non toglie che questo 2020 ha visto per il lockdown della primavera le chiusure totali di tutto il Paese e solamente con un specifico decreto ministeriale il libro è stato considerato un bene di prima necessità e questo è stato veramente considerato un bene di prima necessità e questo è stato veramente il toccasana per il nostro lockdown e le librerie all'interno dei centri commerciali. E quindi è vero che sono state penalizzate le grandi imprese, le grandi aziende, anche quelle editoriali che per catena hanno i propri punti vendita all'interno dei centri commerciali. Quindi sono state valorizzate le librerie di prossimità che evidentemente prima di questo lockdown avevano comunque un assortimento dei cataloghi di noi piccoli editori, perché magari ecco, il libraio più illuminato, tra virgolette, è stato colui che per non fare il verso alle librerie di catena offriva produzioni diverse, quindi produzioni di noi piccoli editori, quindi ci ha portato, diciamo, respiro, ci ha toccato non solo il bilancio, ma ci ha fatto avvicinare nuovi lettori, che non erano più solo potenziali, ma a quel punto concreti, per cui i corrieri hanno funzionato, ora che siano librerie, diciamo, cioè corrieri per librerie digitali o per noi editori direttamente, hanno consegnato. Abbiamo avuto un periodo drammatico dove i librai chiusi hanno reso quasi tutto il loro magazzino e quindi ovviamente sono partiti da rendere quelli dei piccoli editori, però poi con l'intelligenza della richiesta che hanno avuto hanno riattivato un'attenzione verso di noi. Ora tocca a noi essere intelligenti, tra virgolette, di non perdere questo momento magico che ci sta vedendo crescere. Quello che dispiace è vedere ad esempio la notevole riduzione, per quanto in crescita, ma certamente riduzione in complessivo, della presenza delle librerie indipendenti sul mercato complessivo. Io credo che questo sia un tema da affrontare, d'altronde con il Presidente Levi lo abbiamo sempre affrontato in qualunque battaglia politica o associativa, sempre con i librai al fianco, proprio perché sono obiettivamente non solo il terminale ultimo di noi editori, ma anche degli autori, degli esordienti che diversamente potrebbero trovare modo per farsi conoscere, perché gli algoritmi che ci aiutano continuano ad aiutarci sempre su libri che già si vendono, ma l'esordiente o il nuovo libro è sempre più difficile che abbia conoscenze e quindi che sia riconosciuto e dunque entrare magari anche negli algoritmi dei dati successivi. Chiuderei con una piccola, poi vediamo se c'è tempo per un secondo giro e mi farà piacere approfondire. D'altronde dico, noi con il gruppo Piccoli Editori
sono già 4 anni che stiamo martellando tutta la filiera, e dico martellando perché è un lavoro veramente ai fianchi con grande fatica, tramite anche ovviamente gli uffici di AIE, tutti i partner di filiera perché abbiano più attenzione oggi più che mai. I librai indipendenti che noi abbiamo incontrato in più di occasioni e rincontreremo di nuovo in queste giornate, quindi quelli iscritti all'ALI piuttosto che quelli iscritti al SILLI piuttosto che, devono essere gli interlocutori privilegiati e dovrebbero avere la capacità di comprendere quanto importante sia questo nostro progetto che abbiamo denominato professione editore, che è distribuito in tutti i social ormai da diverso tempo e che vorremmo che fosse, diciamo così, il coronamento di non solo un lavoro sindacale, tra virgolette, associativo che stiamo facendo da tanto tempo, ma oggi più che mai che possa anche dare dei risultati concreti in termini di visibilità, di fatturato e di presenza di questi piccoli, perché dai 1.000 euro di fatturato si riesca ad arrivare a numeri più significativi. Grazie. Grazie, ha ragione, vanno detti anche con grande onestà, questi dati che riguardano le librerie online e le librerie di catena catalizzano il 76% delle vendite rispetto al 24% delle librerie indipendenti. Renata Gorgani ci ha dato tante traiettorie che sarebbe bello approfondire, ragionare come il catalogo possa diventare il punto di forza, non la crescita online a scapito delle librerie fisiche, ma io glielo chiedo da editrice: come si ricostruiscono questi rapporti tra librerie indipendenti ed editoria indipendente? Cosa si può fare? Sarebbe bello sapere la ricetta. Diciamo che mi metto in questo momento un po' dalla parte del libraio, sì. No? Essendo anche libraia, sia pure libraia per ragazzi, quindi tantissima parte del nostro lavoro come libreria è costruire relazioni con il territorio. Ora, il nostro territorio è molto grande, Milano non è un territorio, però è costruire relazioni con le scuole, con i quartieri, con le associazioni, con chiunque, con ragazzi, con gruppi di lettura, cioè noi abbiamo gruppi di lettura per fasce di età, con una radio fatta da adolescenti. Ecco, ricostruire proprio il rapporto con le persone, perché, e questo ci credo profondamente, ciò di cui tutti abbiamo e avremo disperato bisogno nel prossimo futuro sarà di relazioni, perché questi anni ciò che ci ha portato via prima di ogni cosa è la relazione, quindi più la libreria riuscirà a costruire relazioni e più il pubblico andrà incontro. Vi faccio un esempio proprio piccolo, ma quando dopo il lockdown vero, quello proprio di chiusura, riaprì la libreria, che non aveva mai smesso di vendere online, noi abbiamo un online che vende, ma non tanto, insomma, ma parlavamo con i lettori facendo dei video via WhatsApp, raccontando 2 volte al giorno una storia per i bambini e poi la storia della buonanotte. Finito questo periodo, lasciando il sacchetto quando compravano i libri, no? Ci vediamo alle 3, lasciamo il sacchetto fuori dalla porta. Finito questo periodo noi abbiamo mandato una mail a tutti i nostri lettori dicendo: noi abbiamo fatto di tutto, adesso però per favore aiutateci. Cioè adesso non ci abbandonate che riprende tutto, no? Noi abbiamo fatto, voi tornate da noi. Guardate, abbiamo avuto un ritorno davvero commovente. Poi certo, passa il tempo, ognuno ritorna a fare le sue cose, ma c'è questa esigenza fortissima, quindi forse questo potrebbe essere un primo, davvero una prima indicazione, quella di ricostruire relazioni forti. Il catalogo è più un problema perché, non so, una cosa che noi abbiamo constatato è che ciò che vende in libreria non vende online e viceversa, no? Sono 2 mondi che sembra che viaggino paralleli.
penso che le librerie fisiche si stiano perdendo delle grandissime opportunità su queste vendite che passano per l'online. Passano per l'online perché vengono lanciate online, cioè questo fenomeno dei TikToker non è un fenomeno, come dire, no? È un vero fenomeno, è un fenomeno pazzesco e in qualche modo bisogna intercettarlo, cioè bisogna smettere che questi fanno, inventano un libro, se lo scambiano, questo libro diventa un bestseller e tutti vanno a comprarlo online. Non so come si può fare, lancio una cosa qui. Scusate, rido perché c'è Daniela Poli che si è messa subito le mani qua perché... Ma no, proviamo a invitare tutti questi TikToker e chiedere loro in qualche modo di dire alla fine dei loro interventi, guardate che... Guardatevi intorno nel vostro quartiere, andate in libreria, oppure portare loro, no, a lanciare le loro cose dalle librerie. Cioè, ricostituiamo quel contatto, mi sembra la cosa più importante. Con Daniela Poli condividiamo anche la disarmante esperienza di trovare, a parlare con figli che ci raccontano di libri che noi non abbiamo mai intercettato, ed è un bagno di umiltà quotidiano quello che dobbiamo compiere, oltre ad essere una sfida gigantesca. Gerardo Mastrullo, chiedo anche a lei un'altra riflessione. Abbiamo l'impressione più grossa con la quale ci congederemo probabilmente anche di questa estrema sfaccettatura di questo mondo così pulviscolare, con realtà dentro così diverse. Di cosa avete bisogno e come non si disperde questa potenzialità straordinariamente positiva di questo momento? Ma io continuo a pensare che alla lunga la qualità paga sempre, anche se la qualità costa fatica, innanzitutto per chi la fa ovviamente, e poi però chi la legge, chi la trova, la percepisce e l'apprezza. Ritornerei però, Renata riesce sempre a darmi degli spunti molto interessanti, perché noi abbiamo vissuto un periodo, lo viviamo ancora, di distanziamento sanitario, perché chiamarlo sociale veramente lo trovo assurdo, anche perché l'uomo nasce come animale sociale, quindi nasce per stare insieme all'altro uomo. Quindi, ebbene, io credo che ovviamente non c'è una ricetta, perché se avessi una ricetta avrei risolto tutti i problemi dell'editoria italiana, mondiale, interplanetaria. No, la ricetta non ce l'ho, però ho vissuto 10 anni di esperienza come libraio e mi veniva in mente il fatto che editori che oggi qualcuno c'è ancora, qualcuno non c'è più, Vanni Scheiwiller, grandissimo editore secondo me, Raffaello Cortina, grande editore, ecco, nonostante questo tutte le settimane venivano in libreria e trovavano il tempo, il loro editore, e lo facevano trovare a me per chiacchierare per 5 minuti di come andassero le cose, qual era il libro che si vendeva di più, cosa potevano fare perché la gente apprezzasse di più il loro lavoro, eccetera. Ecco, quello che secondo me manca oggi è questo rapporto diretto editore-libraio. Ovviamente siamo in 7.000 solo quelli che vendono poco, non possiamo andare tutti in libreria perché sennò poi i librai ci mandano a quel paese tutti e 7.000, però io credo che debba ricostruirsi questo flusso di informazione tra l'editore e il libraio, perché trovo assurdo che vai in libreria e il commesso non sa più di cosa parla il libro che tu hai pubblicato, addirittura non sa più come si scrive il nome dell'autore, cioè, ma questo proprio perché abbiamo automatizzato troppo i processi. Cioè, proviamo a ritornare a parlare, proviamo a raccontare i libri che facciamo, facciamo un'informazione che non sia però incombente, perché si ottiene ovviamente il risultato contrario, però ci deve essere con moderazione un ritorno della comunicazione tra chi i libri li produce e chi in qualche modo è chiamato a venderli. E poi forse dobbiamo trovarci per cambiare qualche regola, perché l'investimento per la produzione e vendita di un libro non può essere tutta dell'editore, ci deve essere anche un investimento da parte del libraio, cioè il libraio indipendente è un imprenditore, un piccolo imprenditore,
lo deve essere ancora di più come imprenditore lo è in qualche modo anche l'editore, quindi l'onere non deve ricadere tutto da una parte, perché nei matrimoni quando c'è uno sbilanciamento poi non funziona. Tra editori e librai c'è una sorta di matrimonio e perché funzioni ci deve essere un equilibrio, ecco. Diego Guido, lascia a lei il compito di trarre le conclusioni anche su, rispetto a tutti questi spunti che sono emersi da questa conversazione. Beh, conclusioni vere e proprie è difficile poterne tirare, però ecco, faccio una provocazione al nostro comparto. Stiamo valorizzando molto, ed è un dato di fatto, il rapporto tra lettore, libraio e dunque editore e aggiungo dunque autore, ma il prossimo passaggio secondo me andrà fatto nella valutazione anche dei numeri, geograficamente, perché quanto il rapporto, ecco, io sono meridionale, quanto il rapporto con il libraio può essere utile, posto che siamo più passionali, no, tra virgolette, rispetto a tanti italiani del nord. Aggiungo, quante poche librerie ci sono invece nel mezzogiorno rispetto a quante presenze ci sono nel nord, e aggiungo, ma allora sarebbe un mercato infinito, perché se è vero come è vero che il 70% delle librerie, forse anche l'80%, ma chiederò al nostro ufficio studi di verificare questa percentuale, di librerie fisiche e quindi di catena o indipendenti sono da Roma in su, allora abbiamo una paradiria di mercato a mezzogiorno, perché non ci muoviamo con la politica, con le istituzioni, piuttosto che noi imprenditori che magari non abbiamo il coraggio di investire su un territorio che se non è spinto e se non è aiutato nella promozione della lettura e quindi nel piacere della lettura, se non tramite azioni indipendenti, tipo Io Leggo Perché, che comunque funziona per tutto il territorio italiano, o i circoli di lettura di quei pochi e sparuti librai che fondamentalmente sono realtà familiari, il padre, la mamma e il figlio che devono sbarcare il lunario, fino a ieri lo facevano con la vendita dei libri scolastici, oggi che la scolastica è praticamente morta, non riescono nemmeno più a chiudere un bilancio di libreria con le vendite dei libri scolastici, quindi si devono inventare qualche cosa, ma non fanno numeri, non riescono a generare, lo diceva con estrema diciamo, freddezza e obiettività, no? Pure su Milano, abbiamo, però che facevamo? Forse ci pagavamo, aggiungo io, la bolletta della luce, forse, però il fatturato vero, quindi la ricchezza e l'arricchimento non solo dell'ambito culturale locale, ma anche delle imprese, perché alla fine siamo aziende, non è che siamo dei benefattori o siamo degli amanti del piacere di un qualcosa che poi non ci dia un ritorno. Il piacere, il ritorno è certamente modestissimo, lo ricordiamo nei tempi di Schifrin quando scrisse Editoria senza editori, quindi parliamo degli anni 80 del secolo scorso, quindi lo sappiamo bene, guadagniamo poco, però perlomeno dateci la capacità e la possibilità di poterci fare conoscere, di poter allargare un mercato. Io sono convinto che ogni politica che possa valorizzare i territori e anche tante città del nord sono senza librerie, ci mancherebbe. Dico, però ecco, per aiutare la diffusione e quindi quel contatto umano che ci manca potrebbe essere certamente non una ricetta ma un primo passo per avviare diciamo, una strategia culturale di qualità in Italia. Grazie, grazie Diego Guida. Credo che siamo così nei tempi, possiamo chiudere qui. Vi ricordo che la fotografia, la piccola e media editoria tra il 2019 e il 2021 è online sul sito di AIE. Grazie a Renata Gorgani, Diego Guida, Gerardo Mastrullo, Giovanni Persson, Presidente Levi, a voi che ci avete seguito.